Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui tornati su Pokémon Cristallo, siamo arrivati al 13° episodio che sto registrando immediatamente dopo aver finito il 12°. Nello scorso episodio abbiamo catturato Suicune e poi siamo arrivati qui alla Via Vittoria dove ci siamo fermati. Mi raccomando, se volete supportarmi iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Allora, per fortuna che ho comprato qualche repellente, al 40, questo ci sono tante esperienze, eh. Vabbè. No, non voglio usare nessun altro Pokémon. Vorrei far usare. Purtroppo non. No, questi no. Purtroppo non posso ancora andare a prendere Pinsir, raga. Qui alla Via Vittoria, poi, si può catturare. Sì, si può catturare. Si può prendere Terremoto, che lo insegnerò sicuramente uno dei miei Pokémon. Donphan lo imparerà a livello 49, quindi a lui aspetto. Mentre a qualcun altro forse lo do a Pinsir. Adesso vedo. Vabbè, andiamo avanti. Cerco un po' di velocità. Oh, lì ci stanno due strumenti. Una cura, perfetto. Onix, lasciamo perdere. Revitalizzante Max. Io volevo anche prendere Fossa, eh. La volevo insegnare proprio a Growlithe Fossa. Andiamo di qua. Molto bene. Lasciamo un attimo perdere. Vabbè, però così ogni secondo. Sa che mi conviene usare il repellente. Usiamo uno. E facciamo così. Molto bene. Qui c'è un altro strumento. PS su. Qui mi sembra c'era anche una pietra d'uomo, se non sbaglio. Però aspettate un attimo, volevo dire una cosa. Ah, ok. Lì non ci possiamo andare. E qui c'è il nostro rivale. Sì, siamo già alla fine, però voglio prendere Terremoto. Prima adesso battiamo il nostro rivale. Ok, lui mi sa che è di tipo fuoco buio, sì, fuoco, è di tipo ghiaccio buio, quindi ruota fuoco dovrebbe essere super efficace. Infatti, sì. Golbat qui mi conviene cambiare. E mettiamo Execute con confusione, te pareva. Che culo, che culo. Meganium, riprendiamo Growlithe, ruota fuoco. Oddio. Hunter, usiamo sempre Growlithe con morso. Ah, pure Kadabra. Perfetto. Gneton, ruota fuoco. Oddio. E l'abbiamo battuto. Ok, allora, Terremoto, se non sbaglio, si trova da questa parte. E quindi io vorrei prenderlo. Eccolo, è questo, mi sa. Vero? Eccola qua. MT26 Terremoto. Voglio vedere qui che altro c'è. Ma abbiamo già finito? Sì. Sa di sì, ragazzi. Oddio, così mi sto a perdere. Aspettate, sono venuto da qua. Ok, devo fare tutto il giro. Aspettate. Repellente Max. Mi sa che adesso facciamo anche i Super 4, direi, Devo andare di qua. Aspettate. Ok. Siamo già arrivati.
Non voglio stoppare il video così. Così presto. Depositiamo a questo punto Suicune e mi riprendo Pinsir. Ah, il 42, ok. Allora, vediamo chi può imparare terremoto. Terremoto, a parte Donphan che lo impara da solo. Feraligator. Ah, Feraligator e Donphan, loro no. Donphan però lo impara al 49. Vabbè, io faccio così, raga. Sì. Sto aspettando altri. Sto 5 livelli, vabbè. Io la voglio imparare lo stesso al posto di rotolamento. Perfetto. Drago Spiro. Fammi un po' vedere una cosa. No, voglio vedere una cosa. Mosse. L'accelerazione leva 70. Potrei levare Morso e mettere Drago Spiro, che è comunque una mossa super efficace al tipo drago. Però Morso potrebbe essermi utile, quindi no. Vabbè, per ora no. Allora, qui riculo la squadra e qui mi compro quello che devo prendere. Prendiamo tutte le ricariche totali. Ne prendiamo, vediamo un po'. Abbiamo 91.000 dollari. Arriviamo. Facciamo così. Molto bene. Le iperpozioni ne prendiamo altre. Mi sa abbiamo finito tutto, sì. Vabbè. Facciamoci bastare quello che abbiamo. E da qui parte la sfida dei Super 4, ragazzi. Mi sembra lei è di ghiaccio. È Lorelei, se non sbaglio. Quindi lascio Growlithe. Non ho controllato e non me li ricordo a memoria i Super 4. Quindi Pino, ecco. Pino è quello che c'ha i Pokémon di tipo... Ah, Psico. Ok. Psicoveleno, però. Ok, qui facciamo Rotafuoco, vediamo quanto gli elevo. Uno pure scottato. Eh sì, certo. Aspettate, Ricarica tot, no. Dovrei avere delle... Ecco, ce ne ho 14, perfetto. Cioè, guardate quanto mi ha levato. Vabbè, tanto lui adesso è spacciato, Siamo Morso, perfetto. Slowbro, siamo sempre Morso, anche a rischio e pericolo, Ok, ci è andata bene. Xadu a questo punto... No, usiamo Feraligator, che è meglio. Vedete, super efficace. Vedete? Executor, ricambio, metto Growlithe, Rotafuoco. Molto bene. Jinx, lascio Growlithe ovviamente. Aspetta, vabbè, ho capito però. Ma conosce solo psichico questa? Sì, conosce solo psichico. Sì, cambio, cambio. Feraligator. Basta. Morso. Morso. E addio. E il primo è andato giù. Io lascio lo stesso Growlithe. Koga. Koga è veleno. No problem, Rotafuoco. Lo vorrei mandare al 50, Growlithe, se ci riesco. O se non lo faccio evolvere. Qui servirebbe un terremoto. Facciamo riduttore. Vabbè, non è facile. Siamo Donphan. Perfetto. Venomoth. Facciamo forza.
Crobat, no, non cambio Pokémon. Non fa niente se ce lo butta giù. Perfetto, ci siamo fatti con Donphan. Tipo drago, sì. No, questo è il tipo lotta. Non è tipo drago. E lui sicuramente metteva Onix per primo, quindi devo cambiare. Infatti. Hitmontop, ma qui serviva Pidgeot. Vabbè, usiamo lacerazione. Oh, facciamo surf. Vabbè, certo, fallisce. Però l'abbiamo buttato giù facilmente. Hitmonchan, a questo punto no, perché lo faccio salire di livello. Ci è rimasto un PS. Hitmon lì. Surf. Perfetto. Machamp si cambio. Metto Pidgeot. Volo. Frana fa male. Perfetto. Onix usiamo. Feraligator. Basta un surf. Infatti. E anche Bruno ce lo siamo levato dalle scatole. Ok, lei Agatha. Ah, Karen, vabbè. Dovrebbe avere i Pokémon tipo... sì, buio. Quindi servirebbero mosse lotta. Vabbè, c'ho Pinsir, infatti mi sa che lo uso. Però aspettate, se posso sconfiggere uguale... mi sa di no. Poi Umbreon è abbastanza difensivo. Siamo un po' riduttore. Dai che lo bottiamo. Battiamo. Sì. Gengar. No! Ho sbagliato, raga, ho sbagliato. Vabbè, usiamo un'iperpozione subito. Morso, dai. Naggia meo. Sottomissione. Non ci posso credere, guarda. Dovevo saperlo, però. Oh, c'ho ancora azione, c'ho. Sì, tengo PG8. PG8, scusate. Vaplume, sì, mi conviene. Anzi. Vabbè, sì, lo mando al 45 almeno. Perfetto. E abbiamo battuto anche Karen. Dobbiamo mettere per forza Feraligator. Ok, allora gelo pugno. Sempre così. Tanto finché ci usa surf non è un problema. Mortacci tua. Uno giù. Dragonite. Usiamo gelo pugno. Vabbè, ho capito. Growlite, così diamo un po' di esperienza. Non mi fallì sempre le cose. Oh. Niente. Morso. Perfetto. Aerodactyl, sì, devo cambiare. È debole all'acqua. Vabbè, possiamo Pinsir un attimo. Presa. Ci posso credere. Pidgeot. Ah, ho sbagliato pure stavolta. Vabbè, ormai. Metto Exeggutor, va. Sonnifero. Perfetto. Parassiseme. E poi confusione. Perfetto. No, non cambio Pokémon. Siamo... sì. Sono rimasto solo con Donphan. Allora aspettate. Perché c'ho un revitalizzante max. Lo diamo a Feraligator. Se mi conviene usarlo. Poi. Di quelli invece normali ci stanno. Portiamo su. Facciamo Exeggutor, va.
Feraligator, gelo pugno. Perfetto. Altro dragonite. Ma c'è standa bene. Charizard, sì. Surf. Non mi fai niente. Perfetto, abbiamo battuto anche Lance, ragazzi. Ma lui era il campione. Credo che c'è un altro campione. E vabbè, capita, raga. Mi sono confuso con Kanto. Va bene. Vabbè, alla fine è meglio così, dai. Così non ho fatto un episodio troppo lungo. Comunque, in 13 episodi, ho completato la storia principale. A Soul Silver mi sembra che ne ho fatti una ventina prima di finire la storia principale, vabbè. Sappiate che farò anche il dopo storia, quindi non è finita qui. Meno male che l'ho capito. Ok, ragazzi, allora, come sapete, farò il dopo storia, quindi il gioco non è finito qua. Abbiamo solo completato la parte, la storia principale, solo quella. Adesso vediamo se possiamo andare avanti. Io premo il tasto di velocizzazione, almeno togliamo i titoli di coda. Non è la fine, comunque. Ok, quindi siamo ripartiti da qui. Che ci dice il Prof Helm? Sì, andiamo, infatti. Andiamo, intanto voglio vedere una cosa. Sì. Mi era preso un colpo perché l'ultimo salvataggio, cioè il penultimo, ho salvato qui davanti. Caro Prof Helm, che ci dici? Biglietto nave. Dobbiamo andare a Olivinopoli per prendere la nave. Ok. Ragazzi, allora io direi che per oggi può finire qua, ci vediamo nel prossimo episodio dove inizieremo il dopo storia. Mi raccomando, non mancate. Ciao ciao!